di servizio, oppure inserito dentro quei box arancioni che vedete in giro, in qualsiasi senso, qua in giro ce ne sono tre, che sono alcuni via limiti di velocità della strada, viene inserito il luogo, la data e l'ora dell'accertamento. Quindi viene impostato i 50, perché normalmente l'autovelox si deve funzionare quando, comunque deve attivarsi quando il limite viene superato. Uscite tutti? Praticamente ci sono questi due, questo rilevatore, questa fotocellula viene inserita parallelamente alla strada e i raggi luminosi sono invece perpendicolari. Se voi avete mai notato, quando siete in autostrada, spesso sui cavalcavia o su quei quei pali che ci sono sopra, che come quelli di semafori, quelli a braccio, ci sono delle telecamere che puntano l'autostrada. Alcune sono a videosorveglianza, quelle per l'impedito in questo caso. Perché anche uno che va a 120 km/h, magari a 150, non posso rilevare la velocità in tempo reale. Solitamente noi ci posizioniamo circa, arriva a prendere fino a 800 metri, quindi ci mettiamo a 400-500 metri dal punto che vogliamo rilevare, e così abbiamo, nel momento in cui abbiamo la rilevazione della velocità, abbiamo il tempo di individuare l'auto e fermarla direttamente sul posto.